Viola Reggio Calabria, Treviso, che ricordi porti con te? Beh, è stata un anno fantastico quello là. Ancora penso a quella gara 4 che eravamo un soffio per vincerla. Peccato, Treviso gli ultimi 5 minuti è tornata fuori a Treviso, che poi ha vinto lo scudetto e per noi non c'è stato niente da fare, però l'emozione è stata incredibile. Dicono tutti che giocatori come Lamma, Rombaldoni, Cittadini sono diventati grandi, grandissimi anche grazie a quella viola. Beh, sicuramente è stato un anno che ci ha consacrato, perché abbiamo avuto la possibilità di giocare in A1 ad alti livelli e giocare tanti minuti, che per un giocatore è la cosa più importante. Record di pubblico a Reggio Calabria, a Palla Calafiore, finalmente, da lontano, che sensazione ti fa? Beh, io a Reggio ho vissuto un anno incredibile. Entrare al Pentimele con un pubblico così è unico, è un'emozione unica. Speriamo che continui così e speriamo, perché Reggio Calabria ha bisogno del gran pubblico e di tornare ad alti livelli. Mi hanno detto che conosci qualcuno del roster di quest'anno, dobbiamo mandare qualche salutino. Beh, io saluto sicuramente Marchino Rossi, che è un fratello per me, hanno scorso si è divertiti tanto e spero un giorno di tornare a giocare con lui.